Siamo al Mar Hotel di Mazara del Vallo, sesta edizione oggi dell'Oscar dello Sport. Accanto a me l'ideatore di questa manifestazione, il consigliere Pietro Ingargiola. Allora, Ingargiola, come si è evoluta in questi sei anni questa sua creazione? Una creazione che anno dopo anno è diventata sempre più importante, ha preso veramente un livello internazionale, ma non soprattutto per la manifestazione, ma per gli ospiti che hanno rappresentato questa manifestazione, soprattutto per il nostro territorio. Grazie a questa amministrazione comunale, al sindaco Cristaldi, che ci permette ancora una volta di dare lustro ad una manifestazione che con gli ospiti presenti sicuramente possiamo ambire a fare altre manifestazioni che saranno veramente, veramente importanti. Quest'anno abbiamo il piacere di avere Mimmo Messina, designatore degli arbitri di Serie A, nonché un collega mio arbitro, di questo sono veramente felice. Abbiamo Zanetti e ci sono tanti altri atleti paralimpici, altri atleti di vari sport che coronano una manifestazione che, ripeto, che di per sé è importante, ma che con questo tipo di ospiti abbiamo raggiunto veramente un livello internazionale. A proposito di atleti paralimpici, quanto è importante la premiazione, la figura di questi atleti per una città come Mazara? Importante soprattutto perché dimostriamo che all'interno di questa manifestazione non c'è distinzione nello sport. Lo sport unisce anziché disgregare, ma unisce anche i ragazzi disabili, riunisce anche i paralimpici, che hanno un ruolo principale, un ruolo base all'interno di questa manifestazione, e noi lo dimostriamo anno dopo anno con la presenza di loro. Cosa può dirci della crescita della classe arbitrale italiana? L'arbitro Rizzoli, arbitro della finale di Coppa del Mondo, ne è un esempio. È un esempio, però direi che non dobbiamo accorgerci che la classe arbitrale italiana è una delle migliori, solo ora che Rizzoli è arrivato in finale. E questo succede da molti anni ed è il riconoscimento di un lavoro partito molti anni fa e che finalmente ha dato i risultati sperati. Ringrazio il Comune di Mazara che ha voluto onorarmi di questo premio e tutta questa organizzazione che so essere molto complessa. Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, la manifestazione di oggi è importante perché? Ma guarda, la promozione dello sport, se ti porta in un posto come questo, vuol dire che funziona. Se un premio va avanti e si ripete negli anni, vuol dire che funziona. Se in questo posto sono venuti i più grandi dello sport italiano e non solo, per me è un onore 10 volte tanto grande essere qui. Il fatto che ci sia un uomo come Javier Zanetti che ha incrociato il suo destino, la sua vita con lo sport e con il calcio italiano, qui usciamo dalle bandiere perché non è un giocatore dell'Inter, è una bandiera, è un'icona. Ecco, per me questo è un sentiero che fa piacere poter mettere il piede qua. Un sentiero tracciato da Zanetti, è un onore poter mettere un piede qui a Mazara del Vallo. La realtà sportiva di Mazara del Vallo è una realtà che oggi fa molta fatica. Come si spiega il problema, che è un problema che contrassegna molte realtà sportive come Mazara, che in Italia ce ne sono molte, il problema dell'emergere di queste realtà? Guarda, prima devi partire dagli impianti, che ci sono, non ci sono, campi di terra, campi d'erba, parlo di calcio ma non solo. Ecco, se il CONI nella missione quella nuova, quella del nuovo presidente, e non ho ragione di credere che non sia così, si dirigerà anche nelle vie più periferiche d'Italia, credo che tutti potranno beneficiarne. Lo sport qui in Sicilia è stato sempre un cavallo di battaglia, ovviamente lo è anche qui in una realtà che calcisticamente non è di altissimo livello, però va avanti negli anni. Cioè, che c'è Mazara del Vallo si sa calcisticamente, che è un campaccio duro dove venire a vincere si sa, ci sono passati tanti grandi giocatori prima di arrivare in Serie A. Crescere però si può e si deve, lo può fare l'amministrazione locale se ci punta, e non ho ragione di credere che non succeda, ma se il governo centrale dello sport italiano dà una mano è meglio. Siamo con Andrea Lucchetta, premio alla carriera per la diffusione dei valori dello sport e per l'impegno profuso nei confronti della solidarietà. Ecco, Andrea Lucchetta, che solidarietà e quale impegno parte dalla manifestazione di oggi di Mazara? Essere solidi e solidali è molto importante, essere pronti comunque qui a testimoniare qual è l'importanza di far passare messaggi molto positivi, messaggi che devono però dare un'ottima indicazione dei veri modelli che devono comunque comunicarli, quindi ritornare tramite questa opportunità, questi premi, l'Oscar dello Sport deve dare
dare comunque visibilità a un mondo, soprattutto sommerso, fatto ovviamente di volontari, fatto di personaggi, di giornalisti, di allenatori, di educatori, di sportivi, di atleti, di campioni che hanno la fortuna poi di essere al vertice di una piramide. Però l'importante è essere qui a testimoniare che quella piramide sta a galla proprio attraverso quelli che sono i valori che giorno dopo giorno persone che non hanno l'opportunità di essere davanti alle telecamere sostengono con il loro operato. Quindi ritornare indietro con la presenza, ma con la voglia ovviamente, ecco, di dare visibilità soprattutto in un nuovo modello di sportivo che debba poi essere rappresentato dalla voglia di sorridere, di ridere, di condividere, di divertirsi, con una grandissima attenzione anche allo sport per tutti, allo sport per le persone che hanno avuto meno fortuna o che hanno incontrato ovviamente qualsiasi tipo di ostacolo nel loro percorso di vita, perdendo delle abilità, e quindi dalla disabilità si può comunque arrivare anche ad avere la grandissima opportunità di ritornare in pista attraverso delle pratiche sportive, delle proposte sportive che ti possono comunque mantenere vivo, mantenere anche con degli obiettivi molto importanti, visto anche il movimento ovviamente paralimpico che sta crescendo a dismisura, con l'opportunità poi per tanti atleti, ecco, di riuscire anche a riconvertirsi e soprattutto a rimettersi poi in pista per raggiungere dei grandissimi risultati. Ringraziamo e siamo orgogliosi di averti qui. Due parole al popolo sportivo, che non è solo il popolo interista, che ti ama per ciò che tu hai fatto a livello calcistico, per ciò che tu fai. No, io sinceramente vi ringrazio a tutti voi per questa accoglienza, per questo siamo, per l'amore e l'affetto che mi avete dimostrato sempre da quando sono arrivato in Italia. Per me questo è un momento importante, perché vedere tutti voi insieme qui, e sono onorato di questo bellissimo premio. Adesso andremo a questa festa, però sinceramente devo dire grazie di tutto, perché non smetterò mai di ringraziarvi per tutto l'amore e tutto l'affetto che avete nei miei confronti. Grazie. Scusate un attimo, ti chiamano Pupi, il tuo soprannome, ma anche il nome della fondazione, insieme a tua moglie Paola, la tua famiglia, porti avanti centinaia di bambini nel mondo aiutati da questa fondazione. Calcio e volontariato, un binomio certamente importante. Sì, per me la fondazione è molto importante, infatti oggi a mezzogiorno eravamo a Roma per la conferenza della partita che il 1° settembre si terrà nell'Olimpico di Roma per la pace chiesta per il Papa Francesco, e credo che anche questo sarà per noi un evento di grande rilevanza, soprattutto per il messaggio forte che vuole dare il nostro Papa per la pace nel mondo. Grande Pupi! Grazie, Cede. Allora vedremo ora il capitano in Piazza della Repubblica. Grazie. Attenzione! Cosa significa la presenza di un campione come Javier Zanetti? Beh, per intanto la nostra città ha voluto lanciare un messaggio alla società, soprattutto europea. Lo sport è un grande ambasciatore di grandi valori universali. Questo nostro messaggio è stato recepito da qualche anno da molti campioni, che tutti hanno accettato di venire a Mazara del Vallo per diventare una sorta di ambasciatore del grande messaggio legato al mondo dello sport, che parte proprio da Mazara del Vallo, città multiculturale e multietnica. Zanetti è un grande campione, è un campione nello sport ed è un campione nella vita. A volte non basta essere grandi in un campo di calcio, bisogna essere anche grandi nella vita, e Zanetti da questo punto di vista è un grande ambasciatore del suo paese, dell'Argentina, è un grande ambasciatore italiano per i suoi anni trascorsi in Italia con l'Inter, ed è un vero campione nel mondo, perché ha saputo bene sposare i valori dello sport con i valori della civiltà.
Dove sei nato tu? Io Bangladesh. E loro dove sono nati? A Adil e Aurora a Mazara. E sono i tuoi fratellini? Sì. Allora sai chi c'è lì? Uno che adesso lo chiamiamo, che sa bene che cosa vuol dire vivere in Italia, lavorare in Italia, è